Sono tre le encicliche scritte da Papa Benedetto XVI: Deus Caritas Est, la prima, uscita nel 2005, la Spe Salvi, redatta nel 2007, e la Caritas in Veritate, pubblicata nel 2009. È partito quindi con un'enciclica dedicata al tema dell'amore, Benedetto XVI, perché, come spiega lo stesso pontefice nella prefazione, questa parola oggi è così sciupata, così consumata e abusata, che quasi si teme di lasciarla affiorare sulle proprie labbra. Eppure è una parola primordiale, espressione della realtà primordiale. Noi non possiamo semplicemente abbandonarla, ma dobbiamo riprenderla, purificarla e riportarla al suo splendore originario, perché possa illuminare la nostra vita e portarla sulla retta via. Poi si è soffermato sul tema della speranza, anche in questo caso facendo capire da subito ai lettori il motivo della sua scelta. Nell'introduzione infatti scrive: «La redenzione, la salvezza secondo la fede cristiana, non è un semplice dato di fatto. La redenzione ci è offerta nel senso che ci è stata donata la speranza, una speranza affidabile, in virtù della quale noi possiamo affrontare il nostro presente». Il presente, anche un presente faticoso, può essere vissuto ed accettato se conduce verso una meta, e se di questa meta noi possiamo essere sicuri, se questa meta è così grande da giustificare la fatica del cammino. Quindi, nel 2009 è uscita la Caritas in Veritate, che è il messaggio centrale della fede cristiana. Gesù Cristo, scrive il pontefice, si è fatto testimone con la sua vita terrena e soprattutto con la sua morte e risurrezione della carità nella verità, che è la principale forza propulsiva per il vero sviluppo di ogni persona e dell'umanità intera.